Presidente, com'è nata l'idea del campionato? Ma così parla, cioè, si sente, si amplifica la voce. Ah, ecco appunto. Allora, buonasera a tutti. Intanto, questa è un po' una conferenza anomala, ma sempre di campionati si parla, quindi dobbiamo sentirci a nostro agio comunque. Com'è nata questa idea? È nata perché comunque sia a Roma, avendo già due impianti sportivi, con i miei soci e collaboratori, diciamo, abbiamo sempre avuto attività di questo tipo. Quindi sono un paio d'anni che pensavo alla realizzazione di questo progetto, perché secondo me, oltre che ovviamente a creare indotto, a creare importanti o meno importanti, adesso staremo a vedere dopo quello che succederà, entrate economiche, sono situazioni che aggregano tantissimo, perché rendono la vostra Perugia, anzi direi fra un po' diventa un pochino anche mia, visto che cominciano a essere 5 anni, una parte non soltanto integrante per quello che è la squadra di calcio in se stessa, ma per tutto quello che ci gira intorno alla squadra di calcio. Quindi tante persone, tanti amici, tanti amori, tante passioni. Ecco, il calcio è tutto questo, lo sport in genere direi che è tutto questo. Io faccio calcio, quindi è ovvio che potenzio quello che è la mia attività, cioè calcistica. Abbiamo pensato appunto a questo campionato, non lo chiamerei torneo, perché nella nostra intenzione è farlo proseguire per tanti anni, rendendolo in parte anche unico, perché sarà i nomi delle squadre saranno predominanti soltanto quelli di vie e di quartieri di Perugia o della provincia, sarà fatto con 100% nella totalità da squadre umbre e sarà suddiviso come un campionato vero e proprio. Quindi quest'anno questo girone sarà poi la Serie A futura, perché poi speriamo che la cosa abbia successo e magari possa diventare un campionato importante di Serie A, Serie A2, Serie B e così dicendo. Inizialmente c'è uno scopo appunto di aggregazione, dopo stiamo a vedere le cose, ripeto, io i progetti, quando si parla sempre di progetti, mi viene un po' da ridere, perché non c'è mai un progetto che uno pensa che possa diventare ventennale, decennale o si possa arrivare a determinate situazioni. Si parte con un'idea, secondo me questa è importante, che può svilupparsi, penso, in maniera grandiosa. Poi starà anche a noi e a voi, a tutti i partecipanti, farla rendere tale. Io, così, con poche parole, perché dopo ci sarà chi al posto mio ovviamente parlerà di regolamenti, di come saranno sviluppati i calendari e quant'altro, spero di aver fatto capire il senso di questa cosa. Io credo che serva molto anche questo nel calcio di oggi, perché il Perugia lo amiamo tutti, sappiamo tutti quanto, ma se poi c'è un indotto importante intorno alla squadra, ogni volta che magari ci possono essere dei periodi più o meno negativi, non crolla tutto, cioè rimane quello che poi c'è intorno, cioè le persone, gli esseri umani, che nel bene o nel male possono far bene e possono sbagliare. Quindi diciamo che si dà il via da questa serata a questa nuova iniziativa del Perugia Calcio, sperando che in qualche modo possa, direi di sì, far felici le persone che comunque parteciperanno. Sono molto contento perché tutti i media, soprattutto Umbria TV, che sapete che è nostra partner, ci dedicherà uno spazio importante tutti i lunedì, e i vari siti sono stati ben felici di collaborare con questa iniziativa, le testate sono qui stasera a testimoniare la loro presenza, quindi anche questo è aggregante, perché questo mi fa capire che comunque l'attenzione è sempre alta in tutto quello che fa il Perugia e non soltanto la prima squadra. Io credo che possa bastare, se no poi diventa il monologo solito di Santo Padre. Passo la parola un po' a quello che sarà poi l'organizzatore, la persona che porterà avanti questo progetto, Massimiliano Michelucci, e niente, dopo lui andrà, diciamo, più
nello specifico per far capire quello che si farà. Perfetto. Salve, buonasera a tutti. Con grande piacere apriamo questo campionato, che già da qualche giorno che ne parlavamo, stavamo preparando, organizzandoci, e oggi praticamente si parte. Lunedì inizieranno le prime partite e più tardi verranno lette i primi incontri che ci saranno. Ringrazio tutte le squadre, tutte le persone che hanno fatto sì che questo avvenisse, soprattutto proprio tutto lo staff di Perugia, che è stato eccezionale, ha condiviso e abbiamo condiviso le idee, le forze, le energie per far sì che questo campionato parta. Fino a qualche settimana, mese fa, non tutti ci credevano e molti ci davano per spacciati. Invece noi abbiamo creduto che avremmo raggiunto l'obiettivo e l'abbiamo centrato. Un grazie e un applauso va a voi che siete intervenuti questa sera, perché siete stati il culto di tutti. Allora, non so se adesso andremo a consegnare le varie... Sì, adesso lascio la parola. Perché poi... Sì. Dopo magari entreremo in merito anche a... Devo spostare questo per me. Io... Ma non è un problema. Io, giusto, guarda, solo un onore solo essere qui seduto accanto al Presidente e insieme a voi, perché fondamentalmente sono il designatore arbitrale e quindi molto spesso mi vedrete sui campi e noi garantiremo un po' l'imparzialità e delle regole del gioco del calcio, quindi tutto sommato è un onore stare qui accanto a voi. Spero che anche voi garantirete il massimo fair play. Già vedo qualche faccia. Comunque io volevo solo dire che l'impegno sia da parte nostra che dell'organizzazione, che sarà al massimo come in tutte le cose. Vi ringrazio e passo la parola a Giuliano, che è il presidente dell'Axent provinciale. Grazie, buonasera a tutti. E come diceva Martellini, Danilo, per noi è un onore sposare questa causa, essere presenti in un campionato che, quando Massimiliano mi ha prospettato, non ho esitato, cioè per me era qualcosa di importante. Noi siamo un ente che in Italia siamo il primo ente come numero di iscritti e come attività. Perciò vorremmo innanzitutto portare la nostra esperienza per quello che è l'organizzazione, ma non ce n'è bisogno, perché qui ho visto che è il massimo del massimo, anzi siamo onorati di poter collaborare, come dicevo prima. E poi speriamo che alla fine del campionato, oltre al vincitore del torneo, ci sarà anche un vincitore, perché io sono perugino, ho giocato nel Perugia e per me poter vedere il Perugia in Serie A sarebbe la cosa più bella alla fine del torneo. Perciò, visto che noi siamo un ente che porta anche fortuna, speriamo che sia una cosa positiva sotto tutti i punti di vista. E grazie a voi che siete qui, perché vedo che c'è veramente tanti ragazzi che ho anche avuto l'onore di allenare, e adesso anche l'età bisogna cominciare a guardare i vari tornei, che sono un po' meno impegnativi, ma secondo me saranno molto più impegnativi di quando giocavamo la domenica nei campionati regolari. Grazie. Adesso Giorgia Mastrini, dell'ufficio marketing di Perugia, leggerà il giuramento di fair play con i capitani delle squadre, per favore, in piedi, che al termine del giuramento diranno giuro. Bisognerebbe chiamare Comotto, allora. No, ma non c'è Comotto. Nell'attuale la rappresentiamo, giuriamo di osservare le norme e le regole del calcio con correttezza e purezza d'animo, seguendo i valori dello sport, dell'etica e del portiere. Ci impegniamo a scendere in campo per conquistare la vittoria, rispettando l'avversario e il suo valore, l'arbitro e le sue decisioni,
accettando comunque il verdetto sportivo con dignità e onore, consapevoli che il nostro comportamento sarà di esempio per tutti e tutti coloro che ci vedranno giocare, giuriamo di non tradire le loro aspettative, perché possano vivere le emozioni del calcio con sincerità. Giuro. Volevo ancora una volta ringraziare il presidente, tutto lo staff, ma soprattutto tutti voi. E forza Grillo. È arrivato anche Pasqualini, che è il presidente regionale, perché ci teniamo in modo particolare, presidente, non mi creda, guarda. Noi siamo ex vicini, vieni Fabrizio. Ma il senso di questo campionato è proprio quello che stai dicendo, perché poi alla fine è un modo per avvicinarsi in maniera diversa a quello che è il nostro amore. Quindi il nostro amore purtroppo non può far avvicinare 500-600 mila persone in Umbria che tifa, anzi forse 1,5 milioni, perché gli altri sono talmente pochi che credo che sia tutta l'Umbria, quindi è impossibile farli avvicinare tutti. Questo è uno dei mezzi per poter diventare in qualche modo noi protagonisti, che poi alla fine c'è il calciatore di Serie A, c'è il calciatore dei tornei amatoriali, ma la cosa che è uguale per tutti è l'amore per questo sport. Quindi non cambia niente, cambia soltanto che qualcuno rispetto a noi è più bravo a giocare, ma questo a noi non ci interessa, ci interessa tutto il resto. Speriamo che ci sia molto divertimento, speriamo che verso aprile, che le giornate magari diventano più calde, si avvicinano anche le famiglie, quindi le mogli, i bambini a vedere questo torneo, perché poi conta questo, conta lo stare bene insieme. Se questo riesce, magari se poi il Perugia perde c'è qualche fischio di meno, perché ovviamente si pensa anche ad altre cose. Quindi ben venga. Se si vuole avvicinare, che gli fa piacere, venga, perché questa non è la conferenza di Santo Padre, questa è la conferenza dei tifosi del Perugia, quindi è giusto che ci sta. Scusa un attimo, un complimento, perché lei ha detto delle parole, si vede che è un uomo di sport, sta navigando in, proprio veramente positivamente, in un campionato difficile, in una piazza anche difficile, perché gli ho fatto i complimenti di cuore, ma proprio perché ha detto la socializzazione, l'aggregazione, sono parole che per un ente come il nostro Centro Sportivo Educativo Nazionale sono alla base. E lei ha detto sì, poi vediamo la sera quando ci stanno le cose. Però fa anche a quello parte del calcio. Quindi noi prendiamo tutto. Le parole sono, però poi in campo c'è agonismo, deve essere un sano agonismo e tutto, quindi non ci mancherebbe altro. E poi qualche parola e parolaccia. Anche quando qualche l'arbitro farà qualche... Ma è giusto così, se no altrimenti il gioco è fatto per... Cioè maschio il gioco del calcio. L'importante è che rimane dentro alla parola, che rimane ecco allo sfottò, perché poi finita la partita deve rimanere... Ho visto dal di fuori che anche nei momenti difficili lei ha saputo sempre prendere le decisioni giuste, per quello che è il mio parere umile, perciò per quello che conta il mio parere le devo fare solo i complimenti. Grazie, però ripeto, non è Santo Padre che deve essere protagonista di questo campionato, ma lo siete tutti voi. Io adesso ovviamente ci fermiamo con calma e vedremo bene il regolamento e quant'altro. Poi adesso, se volete fare delle domande in diretta, ne rispondiamo, così poi possiamo anche liberare insomma ecco, i giornalisti e gli altri. Due, è arrivato un po' il traffico, Paffarini, ma lo conoscete un po'. E il microfono. Presidente, io la ringrazio, Giuliano è sempre così trainante, qualche volta al limite dell'incoerenza, ma siamo fatti così. La ringrazio e ringrazio i presenti per aver scelto il XEN. Quando ci siamo presentati tanti anni fa eravamo ragazzini che giocavamo con questi colori e siamo onoratissimi di poter rappresentare, seppur minimamente, forse indegnamente, questa opportunità che ci viene data. Immagino che siano già state spese parole significative, alcune le ho sentite anche adesso, sui valori, su cosa può voler significare, e credo che al Perugia Calcio faccia onore coinvolgere tante rappresentanze, i tifosi, lei ha parlato di famiglie, e credo che sia giusto che nella nostra città Perugia, il Perugia,
e la cittadinanza possano aggregarsi dentro ad un ideale. Seppur sia arrivato soltanto adesso, ho sentito parlare non soltanto di agonismo, ma di partecipazione, e secondo me c'è un'estetica che è ovvio che sia legata prevalentemente alle gesta sportive dei suoi atleti, della sua rappresentanza dirigenziale, della sua persona. Perché? Perché il gesto più bello, senza dubbio, è nello stadio Curi, che è qui a fianco. Però le gesta anche di etica sportiva, vale a dire la partecipazione, la comunicazione, i linguaggi che si possono creare anche dietro ad un momento così significativo, è notevole. Noi non abbiamo gli stadi inglesi, ma io auspico si figuri, no? Stadium latino, dove la cittadinanza, la scuola, i bambini possano partecipare intorno a quell'evento che di massima rappresentanza è l'agonismo, che questi colori auspichiamo tutti possano ritornare nel panorama nazionale e internazionale al meglio di quello che possono essere le possibilità del momento. E quindi io porto soltanto il ringraziamento dell'ente, il saluto dell'ente, dei nostri arbitri, e perché no, sono sicuro che unitamente a tanti bambini, perché qui i giornalisti lo sanno, parecchie persone le conosco, scelgono di giocare alle 6:30 del mattino nei nostri tornei, lo sa perché? Perché sono stufi delle pressioni non tanto dirigenziali, che spesso hanno una cultura elevata, ma dei genitori, delle famiglie, di quelle pressioni che inibiscono il comportamento motorio più elementare e la gioia e il piacere del divertimento. Qua diamo noi la possibilità e ai quindi, bambini di dai papà fai. E quindi io sono sicuro che magari lo spirito che galleggerà in quest'ambito qui possa essere una scintilla in più per quello che sono i vostri colori e quello che possono essere i risultati sportivi più importanti che auguriamo, che auspichiamo e incrociamo le dita possano arriverci fin da quest'anno. Vi ringrazio di cuore, grazie. Questa volta però il campionato dei tifosi è per i papà, sì, perché se no si fa sempre tutto per i bambini, ma ci stanno pure i papà che li hanno fatti sti bambini, quindi siamo noi i protagonisti. Adesso mi piace fare una cosa, io prenderò delle squadre così a caso, quindi mi piacerebbe che chi chiamo, magari se vuol dire qualche parola, se vuol dare il suo giudizio in merito a questa cosa, velocemente, perché poi c'è Francesca lì che non vuole sapere solo se Del Prete sta bene, poi tutto il resto non gli frega niente, quindi mi guarda con quegli occhi che mi fa ogni tanto taglia, ma Francesca, è il campionato dei tifosi. Quindi adesso io chiamerò una squadra e tu farai la giornalista vera, anche perché io avevo chiesto una squadra dei giornalisti perché volevo mettere le pagelle a loro per una volta, ma ovviamente non si è presentato nessuno perché la squadra dei giornalisti non è stata fatta. C'era, lo fanno, ma qua non ci sono. Allora, il Santa Sabina, Americat, il capitano. Ah, ecco. Grande Pirelli. No, allora ho chiamato ovviamente Matteo perché è un amico e ci tenevo, che poi è stato tutto il pomeriggio a dirmi: Massimia, chiamami a me, chiamami a me. Ho rispettato i patti. Stavo al telefono, quindi non ho mai capito quello che stavate dicendo. No, c'è dei giornalisti che ti faranno delle domande. No, quello che ti aspetti dal campionato. Ma lo scopo nostro per cui abbiamo aderito a questa iniziativa innanzitutto è per passare una serata insieme a tanta altra gente, cercare di stare quell'oretta spensierati e cercare di divertirci. Questo è più che altro lo scopo. La nostra squadra è formata da tutti i ragazzi che sono dipendenti Americat, quindi fanno parte della nostra società, con qualche aggiunta, perché chiaramente a 25 se no non ci arrivavamo, anche qualche aggiunta un pochino più di peso, perché nella squadra tipo il titolare dell'azienda, no? L'azienda non è perlomeno fisicamente, però abbiamo tesserato chi 55, chi 43, chi 40, quindi abbiamo messo anche gente un pochino più giovane,
non dico per essere competitivi, perché non è quello il nostro obiettivo, ma perlomeno per vincere, per cercare di vincere qualche partita. Bene. Poi l'obiettivo è fare di tutto per bloccare Bomber Santoboni e un tunnel al presidente. Guarda, io già ho pagato Dazio, allora un piccolo aneddoto, speriamo che non me ne voglia Rodrigo, però insomma stiamo giocando. Che era era il passaggio, la semifinale di quello estivo, del torneo estivo dei tifosi, quindi 3-3, 4-4, si va ai calci di rigore, ovviamente mi fanno calciare il rigore anche se io non volevo. Era oltranza, era rigore. Arrivo al quinto rigore, no, a oltranza, quindi il sesto rigore vado io sul dischetto, tutti che cominciano... Vai Rodrigo! Quindi, dischetto, calcio, parata. E quindi vi lascio immaginare il mio cognome, qual era dopo quella. Tanto per ricordarci con l'Avellino, ma comunque ti vogliamo bene, Rodrigo. Anzi, chiudo parentesi, siamo contenti che è tornato tra noi e ci sarà molto utile. Grazie, Matteo. Quindi la tua squadra è fatta dai dipendenti Medicat, ecco, questa è un'altra bella cosa, perché comunque è anche aggregante per la tua azienda questa cosa. Fanni Bar, Ponte San Giovanni. Fanni Bar, Ponte San Giovanni. Se... sono tutti tifosi del Grebo. Certo, ovviamente. Fanni Bar, Ponte San Giovanni. Eccoci. Noi siamo il Fanni Bar, ci ha scritto Raimondo Bossi che è il proprietario. Siamo tutti ragazzi giovani del 94-95. Ah, dura, è durissima. Ha fatto la primavera. Per stare insieme abbiamo scelto di giocare delle partite, divertirci. E il criterio usato è stato quello di tutti del quartiere, cioè siete di Ponte San Giovanni, e frequentatori di quel bar. Sì. Bene. Quindi immagino la sera... quando si torna dalla appunto. Quindi va bene, grazie al bar e grazie ai ragazzi di Ponte San Giovanni. Ci sono tutte le... cioè... Caffè Biagetti, poi un'altra ancora, Santa Maria degli Angeli. Biagetti, scusi, Caffè Biagetti. Ah, il portiere. Caro Presidente, buonasera. I saluti del Rettore della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ah, bene. Che fa fermi le cose per il suo campionato. Grande il Rettore, me lo saluti. Trovandomi a Santa Maria, ci sono, come ovviamente le cronache dicono, a tutti questi sbarchi, 50 ragazzi del Marocco. Sono venuti al mio bar per cercare di formulare la squadra. Non sapevo il campionato da fare e mi è nata purtroppo l'idea di essere papà di Lavoglia. Poi ho saputo tramite l'organizzatore che c'era la possibilità di iscriversi e io mi presento da Perugino, insomma, con tutti i ragazzi del Marocco in squadra. Beh, quasi tu. Allora, non fare il Diego non c'è. Sarà pericolosissima la sua squadra. Sono grandi atleti, dai. È andata in finale, l'altro. Siamo una squadra, insomma, di questi signori. Ha perso la finale molto sportiva. No. Il campionato di tifosi portato avanti da noi, sicuramente abbiamo già giocato con grossa sportività, veramente. No, siamo ben felici. Grazie. Vedi, guardate che cosa si crea, no? Perché poi uno sembra già il bar, i ragazzi di colore, l'America. Nucleo Marcianesi. No, non ci sono. Non sono arrivati. Bene. Bravo. Questi tre non sono presenti. Gli altri ci sono tutti. Cortonese, la farmacia, credo. No, scusa. No. Non c'è. La farmacia purtroppo non ci ha aiutato. Non mi ha sostenuto, aglio. Allora è giusto dirlo. Allora voi andate a Madonna Alta in farmacia. Esatto. No, niente, noi siamo un gruppo di ragazzi che stiamo sempre in curva a vedere la partita di due paesi diversi. E niente, quando è nata l'idea del torneo ci siamo chiamati il giorno dopo, già con la stessa idea di fare la squadra. E abbiamo trovato 20 ragazzi tutti... tra 90, 91, qualche 97, quindi anche giovani, e niente, il cortonese perché dovevamo dare il nome di Orrione di Perugia e era quello più rappresentato, se no noi siamo di Agenio. Ah, bene. Verso il largo, e tutto qua. Grandi, bravi. Grazie. Poi vorrei far parlare il ritrovo del Grifo, che
Devo dire no, perché anche qui c'è gran parte del merito di Alberto, che ovviamente oltre che ad essere presidente di una squadra e quindi anche sponsor, ci ha aiutato per cercare di creare altri gruppi, quindi insomma grazie Alberto. E poi in qualche modo è la storia vecchia che si sta concludendo, però è la storia. Presidente e organizzatori, è stata una bella iniziativa. Io ho raccolto un po' di ragazzi sbandati, è capitano sbandati, e l'ho messo sì, vediamo un po' cosa riescono a fare. L'importante è che io gli ho detto di massima correttezza e lealtà nel giocare. Perfetto. E serietà, tutto questo. E grazie a tutti voi, siete stati molto bravi, grazie e bocca al lupo. A lunedì allora. No, io adesso qualunquisti, che significa qualunquisti? Ah, eccolo, qualunquista. Questa squadra è nata questo nome l'anno scorso un po' perché mi hanno soprannominato al lavoro qualunquista, e da lì siamo un gruppo di persone e di amici che veniamo sempre in curva, e il nome è nato da lì, e abbiamo deciso di chiamare anche la squadra qualunquisti. Siamo tutti ragazzi giovani, un po' sovrappeso come me, però meno male, perché qui tra il 94 il Marocco già la vedevo durissima, però siamo felici perché amiamo il Perugia, e io specialmente sono amico del presidente perché l'ho avuto una persona molto schietta. Quindi voi non siete un quartiere, siete comunque no, siamo un gruppo che andate in curva. Ok, bene. C'è coordinamento, Grifo dello Smile. Grifo dello Smile, che io tra l'altro conosco personalmente, però insomma io adesso brigata, ingrifati, coordinamento, e sarebbe anche superfluo. Dire quanto insomma ci tenevo che loro erano presenti, lo sono stati e li ringrazio personalmente, perché comunque sia già fanno tanto per il Perugia con le trasferte e quant'altro, però ecco, sono stati anche vicini a questa iniziativa e gli sono molto grato. L'ultima squadra iscritta, ovviamente, a tutti e tre. Ok, presidente, intanto in bocca al lupo per la riuscita di questo torneo. Una bella iniziativa, anche perché una volta tanto i protagonisti saremo noi, no? Sì, noi da domenica andiamo allo stadio, abbiamo i nostri beniamini, e invece questa volta insomma anche insomma, siamo noi protagonisti, perciò è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Per quello che riguarda la questione tecnica, la squadra, dovrei passare al mio capitano, lui che ha pensato all'allestimento di questa squadra, spero faccia bene, altrimenti prenderemo i provvedimenti del caso. Comunque vabbè, mi passa un attimo. Sì, era subito pressione dall'allenatore. Se non fa risultati a Natale non mangia il pane. Praticamente la nostra squadra è stata creata in un gruppo mix giovani e anziani. Il più vecchio sono io, del 70, come il presidente, penso. Speriamo di divertirci, di far bene, insomma, siamo tutti tifosi del Perugia, ci abbiamo solo uno straniero. Quindi siete una squadra doc. I Leoni, ma poi insomma ho paura di scordare qualcuno, ma se avete piacere di intervenire fatelo pure, insomma, ecco. I Leoni, eccoci. Anche perché siamo curiosi di sapere i giocatori hanno messo in lista. Ah, i Leoni sono i famosi di... Adesso sentiamo da loro alcuni... se si può dire, siamo tutti bene o male in zona Colciano, siamo tutti ex giocatori, tra virgolette, dovrebbe farci onore anche Zemaria, l'ho sentito prima, ha detto che insomma sarà presente, e forse anche Pasquale Rocco, che verrà con noi, giochiamo tutte le domeniche a Santa Sabina, e quindi niente, anche noi ci siamo aggregati, Max mi ha presentato il progetto, ci è piaciuto. Ci sarà anche Leonardo Marchetti, che Max conosce, facciamo già un torneo Xen, infatti stasera sono tutti, stanno giocando, quindi niente, anche noi. Calcio 5 però. Sì. Bene, quindi i Leoni la squadra da battere. No. Beh, tutti ex calciatori sarete sicuramente la squadra da battere. Entra avanti, faceva gol questa, adesso punto. Non so se... Una volta, Sì, qualche volta giorno, mai anche... Qualche giorno te l'ho fatto. Lo so, no, a me personalmente. Anche a te. Bene. È vero. Degli ingrifati sì, cioè, ah, eccoci,
Denarucci. Chi c'è, il mister o il capitano? Ah, capitano. Capitano. Capitano giocatore. Capitano giocatore, né capitano né giocatore. Noi vabbè, tanto ci conoscete, siamo nei gruppi storici della curva, da anni seguiamo il Perugia, e nel bene, nel male, la Serie A, la Serie B, da tutte le categorie del mondo. E niente. Facciamo questo torneo per vincerlo, siamo gli altri. C'è però non c'è nessuno, non sono venuti, insomma. Giocatori non di calcio, no. Di altre passioni, no, quella del calcio, ma come tifosi, non come giocatori. E del resto, bocca al lupo a tutti. Grazie, Grebbi. La brigata credo che non ci siano i ragazzi, però li saluto, mi hanno mandato, insomma, ho sentiti e loro pure saranno presenti al campionato. Chiudo con le nostre squadre, una è Pian di Massiano, c'è il capitano qui che è Santo Boni Marco e l'altra, come vi chiamate? Ferro di Cavallo. L'altra è Ferro di Cavallo, che il capitano è Piero Lombardi, perché abita a Ferro, sì, a Ferro di Cavallo. Lascio la parola a Lombardi, Piero. No, ci sono questi due, Sepira e... Posso dire... Come? No, proprio... chi meglio, Piero? Posso dire che noi, come settore giovanile, abbiamo costruito una squadra di ragazzi. Naturalmente io sono l'istituzione perché sono il più anziano e dovremmo insegnare qualcosa, perché facendo l'istruttore al settore giovanile, per cui dentro al campo potrebbe essere tutta una musica, ma questo è tutto da vedere. Però passo la palla La domanda, ma il mister vostro chi è, un bambino che... Faccio tutto io. Fammi mettere i soldi perché Sì, beh, io volevo dire solo che il presidente era un po' indeciso nello scegliere il capitano, poi ha detto come criterio scegliamo una persona con il tasso tecnico più elevato, quindi tra Bisoli, Coretti e me ha scelto me. Quindi molto bene, e anche noi ce la giocheremo, contiamo su sul cuore che dovranno fare una lunga preparazione. E però ringrazio Massimiliano, è un grande esperimento per la società. Questo e il museo saranno due progetti molto ambiziosi che ci proponiamo e sono convinto che se ci aiutiamo tutti faremo molto bene sia in un verso che nell'altro. Grazie. C'è... no, scusate, prima non avevo terminato, c'è il Pila, eccoci. Il Pila e... Grazie per aprire il caffè. Grazie per la vostra invitazione. Premetto, io non sono di Pila perché ho giocato tanti anni a Pila, io faccio parte di Pila, diciamo, Antenna Pila, faccio tanti cose. E la maggior parte dei ragazzi sono tutti in Pila, tutti i giocatori di Pila, tutti giovani, io dovrei fare la goccia perché sono più anziano. Tenere a bara sarà la mia prima, che non è poco. Il primo lavoro, ma mi daranno. Bocca al lupo a tutti, buon divertimento. Grazie anche a voi. E l'ultimo, credo che stavolta sia Aprile Caffè. Del Perugia Club. Eccoci qua. Buonasera a tutti. E niente, l'idea nostra. Per... Anche tu sei perugino? Ha vinto a Perugia, ma sono dell'Ecuador. Siamo ragazzi sudamericani. Che dai, un'altra squadra tosta. Sì. No. Quindi, è nata l'idea, eravamo al bar e quindi abbiamo sentito questo di questo annuncio del tifosi e abbiamo formato la squadra. Di questo il Bar Aprile si è fatto le sponsor. Bene. E quindi la ringrazio a lui. E... Sì, Perù, sì. Bar Aprile che fa parte dei Perugia Club. Perugia Club, sì, sì, Perugia Club, Aprile Caffè. Si è fatto le sponsor e si è permesso di fare questa squadra. Bene. L'avrò chiamata una ventina di volte. L'importante è che sono arrivati, dai. Aspettavo un nuovo sponsor, sicuramente. Bravo. Quando è arrivata la conferma. Bene, signor, credo che siamo veramente arrivati alla fine. Sì. Ah, sì, poi sì, ci... Niente, noi adesso per chiudere veramente abbiamo... Normalmente non lo utilizziamo, però sicuramente è una bella novità da parte mia, sicuramente. Però l'importante è
sicuramente la lealtà da parte nostra, di noi arbitri, da parte vostra soprattutto, e quindi noi cercheremo di garantire la massima, il massimo rispetto della, delle regole del gioco, e da parte vostra chiedo solo un aiuto, dirigenti, capitani, noi ci metteremo tutto e anche di più, perché questa iniziativa è, penso, unica. E noi ci metteremo il massimo dell'impegno, io, i miei arbitri, il presidente Roxen e tutti i partecipanti al gioco. Pretendo anche da parte vostra lo stesso impegno. Grazie.